Con l'accordo tra Disney e Fox sempre più vicini alla dirittura d'arrivo, in molti si sono chiesti come i mutanti di casa Marvel potrebbero essere inseriti nel già vasto universo narrativo Marvel Cinematic Universe. Io sono Ivan di Comics Universe ed oggi vi parlerò di come gli X-Men potrebbero approdare nell'universo Marvel targato Disney. Premessa, questo video si basa sull'idea che gli X-Men targati Fox non arriveranno nella terra dell'MCU, in quanto Disney è solita, e ce lo ha dimostrato in diverse occasioni, creare una propria versione dei personaggi presenti nel suo universo, anche se la memoria del predecessore è recente. Quindi si parla di un vero e proprio reboot, dove i mutanti dovranno per forza di cose subire tutti un recast, e dove le storie verranno raccontate nuovamente dagli albori, con ovviamente lo stile tipico dei Marvel Studios. Per cominciare, è bene parlare di un aspetto di fondamentale importanza: i costumi. In passato abbiamo visto gli X-Men al cinema vestire dei panni decisamente poco classici, e nei primi casi di pelle nera. Ma se il Marvel Cinematic Universe ci ha insegnato qualcosa, è che con le persone giuste a lavorarci, i costumi dei fumetti non solo possono essere trasposti in modo degno, ma possono diventare iconici al cinema. Un esempio su tutti può essere Capitan America. Un uomo vestito praticamente con una bandiera americana tagliata a misura d'uomo, che è stata trasposta con successo sul schermo, anche grazie all'influenza di prodotti come Ultimates. Quindi non sarebbe chiedere troppo l'introduzione di costumi più classici, con look distinti così da dimostrare la personalità di ogni individuo presente nella squadra. Per quanto riguarda i film in sé, partiamo dall'inizio. Nei primi anni degli X-Men è ovviamente contenuto il primo ciclo narrativo di Jack Kirby e Stan Lee, il quale ha un grande potenziale per questo primo capitolo. Togliamo subito di mezzo un problema: come fare con il fenomeno mutante? Negli anni recenti siamo stati abituati all'idea di mutanti come un fenomeno culturale mondiale imperante per i media, ma non è sempre stato così. Nelle prime storie, ma anche in quelle mostrate più avanti ai tempi di Claremont e Byrne, i mutanti erano un fenomeno abbastanza nuovo, o almeno così sembrava. Ne esistevano già diversi in realtà, ma non si erano mai fatti notare col clamore con quale siamo stati abituati negli anni. Non era infatti strano per Xavier e la sua squadra il doversi trovare a spiegare ai giovani mutanti cosa stesse accadendo loro e cosa fossero, vista la poca informazione sul tema. Il fenomeno dei mutanti potrebbe essere quindi trattato nel modo più semplice, introducendoli come qualcosa di nuovo, un nascere graduale di sempre più mutanti, portando il tutto all'attenzione dei media col passare del tempo. Ma parliamo della squadra. I primi X-Men, per chi non lo sapesse, erano gli adolescenti Ciclope, Jean Grey, Bestia, non ancora divenuto blu e peloso, Angelo e l'Uomo Ghiaccio. Questo gruppo è come detto di giovane età, in quanto come risaputo i poteri mutanti cominciano ad affiorare comunemente durante l'età dell'adolescenza, un particolare da non sottovalutare. Gli X-Men di questo film dovrebbero idealmente essere a metà tra l'adolescenza e l'età adulta, così da non rendere certe dinamiche disturbanti durante i prossimi capitoli. Quindi l'età perfetta potrebbe variare dai 17 ai 19 anni. Un fattore importante da tenere a mente è il contesto. Questi personaggi si trovano in una scuola ed oltre ai problemi tipici dell'adolescenza stanno vivendo sulla loro pelle una discriminazione in atto dal mondo esterno che li vede come pericolosi. Il rapporto tra loro deve essere quindi vivo e pulsante, devono essere più di un gruppo di colleghi supereroi, devono essere un gruppo di amici stretti che tra loro si sentono in famiglia più di quanto siano mai riusciti a sentirsi con i loro familiari. La dinamica tra Jean e Scott è fondamentale e va curata capitolo per capitolo. Scott e Jean sembrano venire da due mondi diversi sulla superficie, ma entrambi si portano un bagaglio di esperienze negative che culminano nel momento in cui i due si sono avvicinati alla morte. Che sia da bambina tentando di salvare la sua migliore amica morente tramite la telepatia nel caso di Jean Grey, o che si tratti dell'incidente che ha fatto perdere a Scott i genitori, oltre che il controllo dei suoi raggi concussori. E ora passiamo a un punto che potrebbe portare a alcune discussioni. Ciclope è un personaggio che non riceve il massimo sostegno dai fan del fumetto, e posso capire il perché. Ma se c'è una versione che dovrebbe essere presa in esempio per scriverlo, è proprio quella di Chris Claremont. Scott in quelle storie era rappresentato come una persona repressa, esattamente come lo sono i suoi poteri, con la costante ansia di non fare mai abbastanza ed una rabbia incontrollabile che seppelliva dentro di sé quando falliva. Per Scott essere il leader degli X-Men non era un lavoro, era un dovere da rispettare che però gli faceva più male che bene. Era quindi, come detto, una persona molto repressa e di conseguenza anche misteriosa, completamente incapace di fare il primo passo con Jean e dedito a proteggere la sua squadra più di qualsiasi altra cosa. Quindi direi di fare un po' meno questo. I don't apologize for command decisions. E un po' più di questo.
Per quanto riguarda gli altri, l'aspetto fondamentale da tenere a mente è quello di non rendere stereotipi personaggi. So che sembra qualcosa di scontato, ma è veramente importante umanizzarli il più possibile, tenendo in conto i loro punti fondamentali. L'uomo ghiaccio e bestia, ad esempio, sono due burloni con un pessimo senso dell'umorismo, ma quest'ultimo, essendo dotato di una passione per la scienza e per la letteratura, dimostra il suo contrasto tra la sua natura più intellettuale e quella scanzonata. Angelo sulla superficie è perfetto. Bello, amato dalle donne, dotato di un potere che lo rende splendido alla vista, ma nasconde un rapporto conflittuale con suo padre. E quindi si potrebbe giocare una carta interessante con lui. Far credere al padre che la scuola in cui si trova suo figlio sia esattamente ciò che viene detto al pubblico. Una scuola per giovani dotati. Tenendogli nascosta la sua natura mutante, magari con l'aiuto del professor Xavier. Ed è qui che arriviamo al coordinatore del gruppo, il professor X. Generalmente è stato fatto un buon lavoro nelle passate trasposizioni cinematografiche, ma un cambiamento in particolare dovrebbe essere fatto con questa particolare versione: renderlo più attivo. Se nei capitoli cinematografici della Fox il professore era ormai dedito al coordinamento della scuola prima di tutto, in questo caso, non potendo contare su una squadra di adulti a suo servizio per quanto riguarda il trovare i giovani mutanti, sarà necessario mostrarlo più attivo, un po' come fecero in X-Men all'inizio, con la differenza fondamentale che in questo caso non solo sarà adulto ed incapace di camminare, ma dovrà contemporaneamente coordinare la scuola. Quindi il primo capitolo dovrebbe essere dedicato più ai personaggi che all'azione. Dovrebbe essere un film incentrato su un gruppo di ragazzi problematici che convivono tra loro, oltre che con delle abilità che li rendono pericolosi agli occhi di molti. Un film con una sensibilità di rappresentazione dei personaggi adolescenti pari a quella mostrata in The Breakfast Club, per esempio, da cui potrebbe essere ripresa l'iconica scena in cui i protagonisti sono intenti a confidarsi i motivi per cui si trovano in punizione, mostrando invece la squadra di Xavier che in poche battute d'effetto ci racconta delle loro origini, dei loro problemi derivati dalla vita mutante. Un film con cura ed attenzione per quanto riguarda i suoi personaggi, che però non si risparmia nel presentarci azione e scene spettacolari. Passando poi al secondo capitolo, le cose si fanno decisamente interessanti. Il film potrebbe idealmente avere inizio con l'introduzione graduale di un nuovo gruppo di mutanti reclutati dal professor X, che si trova stranamente da solo. Ci viene mostrato nell'ombra Scott, intento a lavorare nel silenzio e nella solitudine. Pian piano verrebbero introdotti gli iconici nomi di Tempesta, Nightcrawler, Colosso, Banshee, Sole Ardente, Thunderbird e infine Wolverine, mostrato magari durante la scena post-credits del primo film. Più avanti i nuovi mutanti reclutati si faranno trovare alla X-Mansion, dove verranno accolti non solo dal professor X, ma anche da un tenebroso ciclope. La ragione per cui si trovano lì è semplice. Gli X-Men che abbiamo visto nel primo film sono in pericolo di vita, e l'unico tra loro riuscito a tornare alla scuola, Ciclope, è ormai divenuto ossessionato dall'idea di salvarli. Tramite dei flashback potrebbero esserci mostrati gli eventi che hanno portato alla sparizione del gruppo. La squadra era partita per una spedizione verso un'isola misteriosa, da dove erano partiti diversi segnali di soccorso intercettati da Xavier. Una volta arrivati lì, le cose sono cominciate a precipitare e gli X-Men sono scomparsi, con l'eccezione di Ciclope, che sopravvissuto e traumatizzato ha vaghi ricordi di quanto sia successo. La missione è quindi chiara: i nuovi X-Men dovranno salvare la prima squadra. Con una trama del genere ispirata al leggendario Giant Size X-Men, ci sarebbero le potenzialità per rendere questo secondo capitolo l'impero colpisce ancora di questa serie di film. Un seguito che ci mostra i protagonisti del primo film in un ambiente più oscuro e disperato, con l'aggiunta di questo nuovo gruppo di mutanti che dovrà trovare il modo di convivere, adattarsi e soprattutto collaborare, formando una squadra che agli inizi potrebbe essere completamente disfunzionale, ma che a mano si dimostrerà degna di portare la X sulle loro uniformi. Per quanto riguarda i personaggi, questi saranno, come è giusto che sia, il cuore del film. Xavier e Ciclope saranno tormentati. Il professore dal senso di colpa di aver fatto partire i suoi studenti in una missione troppo pericolosa per loro, mentre Scott dalla sindrome del sopravvissuto che già conosce troppo bene, con l'aggiunta dell'ossessione, in quanto questa volta avrà la possibilità di salvare quella che ormai è la sua famiglia, anche se questo comporterà uno sforzo abnorme per lui, oltre che uno stress insopportabile ai più. Per quanto riguarda il gruppo, un'idea fondamentale per la riuscita di questo reboot sarebbe quella di andarci piano con Wolverine. Non fraintendetemi, sono un fan dell'artigliato canadese quanto chiunque altro, ma dopo 18 anni di film in cui Wolverine era protagonista di buona parte dei capitoli cinematografici dedicati agli X-Men, sarebbe il caso di mettere il buon vecchio Arma X in secondo piano. Anche per il suo bene, da un certo punto di vista. Renderlo un personaggio secondario, misterioso e tormentato dal suo passato, con un grosso problema di gestione della rabbia che lo porta a scattare contro chiunque alla minima provocazione, potrebbe renderlo ancora più interessante e potrebbe farci aspettare con trepidazione il momento in cui dirà qualcosa. Soprattutto se normalmente lo vedremo esprimersi a monosillabe, con sarcasmo o con dei grugniti.
Un esempio perfetto del Wolverine che sarebbe ottimo presentare per questi film è presente agli albori della saga di Fenice. In una scena vediamo Logan intento a comprare dei fiori per Jean, ricoverata all'ospedale. La scena in questione ci mostra chi davvero sia Logan. Un uomo completamente solitario, incapace di avere rapporti con le persone prima di allora, al punto che una volta arrivato in ospedale, trovatosi davanti tutta la squadra, sorpreso di vedere così tante persone presenti per un'amica, butterà i fiori e farà finta di nulla. Questo è il Wolverine adatto per il Marvel Cinematic Universe. Qualcuno che ha vissuto così tanto in solitudine da non sapere come funzionano i rapporti tra amici o che almeno non riesce a ricordarlo, come non riesce a ricordare il suo intero passato. Per quanto riguarda Tempesta, a differenza di ciò che ci è stato mostrato in precedenza, sarebbe bello vederla in una versione un po' più classica. Ororo aveva diversi tratti caratteriali interessanti che sono stati tristemente tralasciati nelle sue trasposizioni cinematografiche precedenti, come ad esempio il suo essere nudista, perché libera come la natura, o la sua claustrofobia derivata dall'essere stata seppellita tra le macerie quando era piccola, ma più di tutti il suo bisogno di mantenere sempre il controllo e quindi una stabilità emotiva costante, in quanto altrimenti potrebbe causare delle gigantesche catastrofi naturali. Si tratta quindi di un personaggio che nasconde una natura parzialmente repressa, forse anche più di Ciclope sotto certi aspetti, dato che per una persona con le capacità di controllare il tempo non c'è visore che tenga. Nightcrawler è decisamente uno dei personaggi più peculiari, visto il contrasto tra il suo aspetto demoniaco e la sua personalità gioviale e amichevole. Kurt Wagner è un giovane tedesco profondamente credente, cresciuto in un circo e amante dell'avventura, con una particolare passione per i pirati. Il suo personaggio è decisamente complesso e nonostante venga rappresentato spesso come un insopportabile battutista dedito agli scherzi, nasconde molto di più. Ma ciononostante potrebbe anche risultare la parte più allegra e accesa del film, che altrimenti si ambienterebbe in un contesto un po' troppo oscuro. Nota a margine, sarebbe fantastico vedere finalmente trasposta su schermo la profonda amicizia che c'è tra Nightcrawler e Wolverine. Colosso è sorprendentemente l'anima innocente del gruppo. Lì dove gli altri membri della squadra potrebbero essere attirati tramite sotterfugi o promesse, ci sarebbe il giovane Peter Rasputin, che andrebbe ad ingrossare le fila della squadra di Xavier perché quella è la cosa giusta da fare. In piena contrapposizione con il sospetto, Colosso nasconde un animo gentile e timido, oltre che una passione per le arti e soprattutto per il disegno. Nella versione fumettistica della squadra era il più giovane, di soli 17 anni. In questo contesto potrebbe tranquillamente essere tra i più giovani, in quanto sarebbero passati alcuni anni dal debutto della prima squadra ad oggi. Una volta conclusi gli eventi del film, alcuni membri della prima squadra come Angelo e l'Uomo Ghiaccio potrebbero decidere di andarsene in seguito agli eventi traumatici subiti, cercando di vivere una vita propria, lontani da fare supereroistici. Jean potrebbe decidere anche lei di allontanarsi, continuando però ad uscire con Scott, al quale aveva già chiesto in precedenza di seguirla, trovandosi davanti un attristato rifiuto, in quanto nonostante la voglia di starle vicino, sente di dover stare con gli X-Men, visto il grande debito morale che sente di avere con il Professor X ed il suo senso di responsabilità. Il mondo ha ancora bisogno degli X-Men e questo Scott Summers lo sa, anche se suo malgrado. Il film potrebbe quindi giocare sulla dinamica disfunzionale dei personaggi, come Wolverine sempre pronto ad attaccare briga, Ciclope dedito alla missione e rigido più che mai per via degli eventi in atto, Nightcrawler in cerca di rallegrare l'ambiente finendo però per infastidire e così via. Un contrasto interno che potrebbe aggiungere una dinamica mai troppo esplorata nei capitoli cinematografici precedenti, che andrebbe a culminare con la squadra pronta a migliorare per future missioni. Da qui in avanti gli X-Men sarebbero pronti per vivere la loro vita e le loro avventure nel Marvel Cinematic Universe. Con la squadra ormai arrivata alla sua formazione iconica, che però non preclude l'ingresso a personaggi come Kitty Pryde o Jubilee. L'importante sarebbe quello di impostare i canoni fondamentali del team mutante, differenziandoli dalla controparte Fox senza però snaturarli, per poi dare spazio ad altre storie, che potrebbero culminare nella famosa saga di Fenice ed in seguito Fenice Nera, rappresentata questa volta come una vera e propria entità cosmica, vista la ricchezza del Marvel Cinematic Universe da questo punto di vista, passando ad eventuali spin-off su Wolverine, o a team-up come il possibile matrimonio tra Tempesta e Pantera Nera, oppure perché no, alla trasposizione cinematografica del Muragno e i suoi fantastici amici. Ma questa è un'altra storia. In conclusione, vi ricordo che in descrizione ci sono i link al sito di Comics Universe, alla pagina Facebook e al profilo Instagram, tramite i quali potrete rimanere aggiornati sul nostro lavoro, che si tratti di news, speciali, recensioni e quant'altro. Se invece volete rimanere aggiornati sui futuri video, iscrivetevi a questo canale e soprattutto diteci nei commenti cosa vorreste dagli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Alla prossima!